Giuntoli asfalta Marotta e l'Inter di Zhang, scontro ad alta quota. Prima di avviare il video, desidero farti notare l'importanza di fare clic sul pulsante iscriviti e di lasciare un mi piace. La contesa tra Inter e Juventus per assicurarsi Thiago Diallo è ufficialmente diventata un thriller mercato da non perdere. Mentre i nerazzurri avevano già messo in moto la macchina delle trattative per garantirsi il talentuoso difensore centrale ex Milan a partire dal prossimo giugno, ecco arrivare la vecchia signora, pronta a colpire in anticipo e rubare la scena. Il giocatore portoghese di 23 anni, proveniente dal Lille e in scadenza di contratto tra pochi mesi, è al centro di una lotta senza esclusione di colpi, con Giuntoli e la Juventus che cercano di bruciare sul tempo il piano di Marotta. Il direttore sportivo della Juventus, Giuntoli, ha messo in campo una mossa a sorpresa, tentando di liberare Diallo dal Lille immediatamente, nonostante la scadenza contrattuale fissata a giugno, e tutto questo pagando un modesto indennizzo. Nonostante un infortunio al legamento crociato in fase di recupero tenga il giocatore fuori dal campo, la Juventus spera di assicurarsi questo gioiello per rinforzare la squadra durante la parte più calda della stagione. La rivalità tra le due squadre ha già attirato l'attenzione, creando un'atmosfera simile a quella dello scontro per lo scudetto, con una lotta accanita che promette emozioni fino all'ultima giornata. La mossa della Juventus, che si appresta a liberare Dean Huijsen, nel mirino della Roma, non ha sconvolto i piani di Marotta. Diallo rimane un obiettivo per giugno, senza possibilità di accelerare i tempi. Nonostante i progressi notevoli di Bissek, il coach Inzaghi sembra orientato a proseguire con i giocatori già a disposizione in difesa. Tuttavia, l'amministratore delegato nerazzurro cercherà comunque di sabotare i piani bianconeri, cercando un accordo a parametro zero per l'estate. La chiave dell'affare ora è nelle mani del giocatore, che potrebbe decidere di non attendere sei mesi al Lille senza scendere in campo, soprattutto dopo il recupero, considerando l'addio praticamente certo. Dall'altra parte, Giuntoli, profondamente colpito dal talento del portoghese ex Milan, deve ora trovare i fondi necessari per convincere i francesi a lasciar partire Diallo. La cessione di alcuni giovani talenti sembra essere l'unica strada per concludere la trattativa legata al difensore cresciuto nello Sporting Lisbona. La domanda che brucia sulle labbra di tutti è la seguente: riuscirà Giuntoli a mettere insieme l'offerta giusta per portare Diallo a Torino? O Marotta manterrà salda la sua strategia di aspettare fino a giugno? Lasciate i vostri commenti con previsioni e supposizioni su questo appassionante enigma calcistico che tiene i tifosi con il fiato sospeso.